La notizia di quelle da caratteri cubitali, Schelotto e Cigarini convocati in azzurro. Per il Levriero si tratta della prima chiamata in assoluto nella nazionale maggiore. I due atalantini fanno parte di una rosa di 32, dei quali entro le 12 del prossimo 29 maggio usciranno i 23 calciatori selezionati per la fase finale dei campionati europei. Una grande soddisfazione per loro, ma anche per tutto il mondo Atalanta, per la società, per il tecnico Colantuono in modo particolare. Un giusto riconoscimento anche allo straordinario lavoro svolto dalla squadra quest'anno, nonostante tutte le difficoltà contingenti. Certo, volendo, c'è anche il rovescio della medaglia per quel che riguarda il Ciga, visto che è il cartellino di proprietà del Napoli. Per averlo ancora a Bergamo la prossima stagione è infatti probabile che ora serva qualcosa in più da mettere sul piatto della bilancia per l'offerta. E a proposito di giovani, anche di futuri uomini mercato, c'è anche Jack Bonaventura, che in questo finale di campionato ha messo in luce tutte le sue qualità. Anche contro la Juventus è stato il più pericoloso, colpendo un legno. Peccato non sia servito per raddrizzare una partita che comunque ormai non aveva valore per la classifica. Ma è stato un finale di stagione importante, insomma, abbiamo raggiunto l'obiettivo che era la salvezza. Purtroppo le ultime partite non siamo riusciti a fare punti, però ci abbiamo provato. Comunque siamo contenti, perché sono contento sia a livello personale che a livello di squadra, perché nel finale di stagione abbiamo fatto cose straordinarie. E sul proprio futuro, Jack, autore quest'anno di due realizzazioni dopo le 9 dello scorso campionato di Serie B, non ha dubbi. Contratto fino al 2016 e desiderio di essere ancora atalantino. L'anno prossimo resto, ho altri 4 anni di contratto, quindi l'Atalanta è la mia priorità, ecco.